Benvenuti al Grande Fratello VIP. Questa sera parleremo della storia di Dayani. Ci sarà il secondo eliminato di questa edizione VIP tra Rosalinda, Dayani, Pierpaolo e Cristiano. Ci sarà l'ingresso di l'ultimo concorrente. Poi ci sarà infine il svolgimento della prova abilità sul pattinaggio sul ghiaccio. L'ultimo che rimarrà sui pattini e non cadrà sarà il vincitore di questa prova abilità, immune dal televoto, immune in pratica dalle nomination. Tutto questo fra 30 secondi. Buonasera, benvenuti alla quarta puntata del Grande Fratello VIP. Siamo a metà puntate di questa avventura. Collegatemi subito con la casa. Vipponi, buonasera. Io chiudo ufficialmente il televoto. Per il risultato aspettiamo ancora un po'. Allora, Vipponi, innanzitutto volevo fare i complimenti. Questa settimana non ci sono state discussioni né incrementi sui livelli affettivi e questa sera svolgerete la prima prova abilità, della stagione. E in pratica dovrete, pattinare sul ghiaccio. L'ultimo che non cadrà sarà immune dalle nomination. Adesso vorrei parlare con Dayani. Dayani, cortesemente, se puoi raggiungere il confessionale, grazie. Ti siedi e vi devo raccontare una cosa. Ciao Dayani, buonasera. Rimanetemi il collegamento aperto anche con il salotto, grazie. Allora, Dayani, la tua storia è una storia molto particolare. Tu ce ne hai parlato prima di entrare nel programma e hai avuto un'infanzia e un'adolescenza molto difficile. Non hai, poiché comunque, non hai avuto l'affetto materno. Ci hai raccontato tramite, cose che ti ha raccontato tuo fratello Giuliano che tua madre non è stata una madre presente, non hai ricevuto affetto da tua madre, ma noi comunque speriamo che tutto si risolverà per il meglio e che avrai comunque un rapporto affettivo con tua madre. Per il resto non vogliamo scendere nei particolari, perché sono cose tue molto molto private e intime. Però, Vipponi, dovete sapere che Dayani, a differenza di tutti voi che avete bene o male rapporti con i genitori, lei ha avuto rapporti solo con suo padre, che l'ha riconosciuta tramite dei segni sulle mani. Altrimenti non avrebbe avuto neanche un affetto paterno. Quindi è una storia molto particolare, molto toccante, e ti ringrazio per avercela raccontata a noi. Grazie Dayani, puoi tornare in salotto. Adesso, prima dello svolgimento della prova abilità, dovete sapere che entrerà l'ultimo concorrente. Siamo a metà percorso, quindi vi voglio subito dire che l'ultimo, il primo quindi che sarà immune dalle nomination, inizierà a fare una catena di salvataggi finché si arriverà a due persone di cui si dovranno votare, si dovrà scegliere in pratica il primo finalista tramite il televoto. Il più votato sarà il primo finalista, il meno votato invece sarà eliminato definitivamente dal gioco. Poi vi spiegherò nel dettaglio dopo. Adesso vorrei i quattro in nomination, Rosalinda, Dayani sulle poltrone rosse, Pierpaolo e Cristiano.
L'ordine in cui adesso dirò i salvataggi sono l'ordine di percentuale dei voti che hanno avuto maggior voto. Ok? È arrivata la busta. Il pubblico ha deciso che tra Rosalinda, Dayani, Pierpaolo e Cristiano, il primo VIP salvo è Dayani. Dayani, sei salva, sei la persona che ha ricevuto più voti. Complimenti, puoi ritornare sulla poltrona. A salvarsi è anche Rosalinda, Rosalinda, sei anche tu salva. Complimenti, puoi ritornare sulla poltrona. Infine, adesso scopriremo chi deve immediatamente abbandonare la casa del Grande Fratello. Il pubblico ha deciso che tra Pierpaolo e Cristiano il VIP che deve immediatamente abbandonare la casa del Grande Fratello, avendo avuto una percentuale di salvezza di solo il 2%, è Cristiano. Cristiano, devi immediatamente abbandonare la casa del Grande Fratello. Salute, compagni. Cortesemente, però, una cosa veloce. Cortesemente, Cristiano, una cosa veloce. Grazie. Pierpaolo, complimenti di essere rimasto nella casa. Puoi tornare a sederti. Ok. Sta salutando Rosalinda. Adesso sta salutando Stefania. Saluta anche Tommaso e cortesemente abbandona subito la casa. Lascia definitivamente lo studio, grazie. C'è la casa, scusami. Vieni da me in studio, che puoi vedere con me lo svolgimento di questa probabilità. Cristiano, esci, grazie. Vediamo Cristiano con le scarpe russe. Intanto vediamo che Tommaso e Rosalinda sono diventati buoni amici. Ecco Cristiano Malgioglio che abbandona la casa. Chissà come mai Cristiano è il motivo per cui sei stato salvato, solo il 2% del pubblico ti ha salvato. Chissà perché. Allora, Cristiano, raggiungi velocemente. Ok. Allora, Vipponi, adesso tutti andate tutti quanti a pattinare e vediamo chi pattinerà peggio. Andate tutti.
velocemente. Cioè, ormai si sta facendo mattina. Sono le 4:30 di notte. Tra poco vedremo sorgere il sole. Dai, pipponi, veloce. Con calma, eh. Vediamo. Vi è l'effetto della neve montato dalla regia. Vediamo chi cade per primo. Ok, Stefania, puoi lasciare la pista e torna sui divani. È caduto anche Francesco. Francesco abbandona la pista e torna anche tu su divani. È caduta anche Dayani. Dayani abbandona la pista e torna anche tu sui divani. Grazie. È caduta anche Rosalinda. È caduto Pierpaolo. Quindi Rosalinda, vai a sederti. Pierpaolo, vai anche tu a sederti. È rimasto Tommaso Zorzi. Tommaso, sei immune. Adesso vai spalle al LED. Scusate, ok. Tommaso, velocemente. Ragazzi, veloce. Adesso da Tommaso inizierà una catena che porterà gli ultimi due, ok? Che andranno praticamente per il televoto su chi diventerà il primo finalista di questa edizione. Tommaso, veloce, grazie. Ok. Allora, Tommaso, adesso mi devi dire tra tutti i presenti chi non merita la finale. Pierpaolo. Ok, siediti, Tommaso. E tu sei già ovviamente candidato per la finale. Quindi puoi già metterti sulla poltrona rossa. Pierpaolo, invece, vai e dimmi chi secondo te non merita la finale tra Rosalinda, Dayani, Francesco e Stefania. Pierpaolo dice Dayani. Perfetto. Dayani, vai al centro. Per Dayani, Stefania. Ok. Stefania, vai al centro. È rimasta o Rosalinda o Francesco. Con Francesco è un rapporto più ampio, quindi togli Rosalinda. Francesco quindi si è stato scelto come papabile finalista per questa edizione del Grande Fratello VIP. Adesso, visto che avete scelto colui che volete far diventare finalista, adesso voi quattro vi farete le nomination tra di voi palesi. Colui che riceverà più voti si aggiungerà a questo televoto di chi vuoi in finale, poiché an devono andare al televoto i tre più votati. Stefania, chi non vuoi più nella casa del Grande Fratello? Rosalinda, perfetto.
Rosalinda invece. Stefania. Perfetto. Pierpaolo. Daiani. Daiani. Pierpaolo. Mi siete scambiati i voti, quindi Rosalinda, Stefania, Daiani e Pierpaolo, siete anche voi al televoto per chi vuoi salvare. Televoto tramite Instagram con le stories. Mentre chi vuoi come primo finalista, Tommaso o Francesco, anche questo tramite il televoto, sempre sulle pagine Instagram. Adesso Cristiano, se puoi cortesemente abbandonare lo studio, che devo far entrare l'ultimo concorrente di questa edizione. Grazie. Bene, adesso collegatemi con la passerella per far entrare l'ultimo concorrente di questa edizione, Elisabetta Gregoraci. Ciao Elisabetta, benvenuta al Grande Fratello VIP. Complimenti, puoi entrare nella casa e accomodarti sui divanetti. Per i saluti, se cortesemente puoi farli dopo con calma. Vediamo l'entrata di Elisabetta Gregoraci all'interno della casa. Ok. Allora, Pipponi, io adesso vi devo salutare. Questa puntata è durata veramente tanto. Vi ricordo come funzionano i televoti di questa settimana. Il prossimo appuntamento è lunedì e adesso ci sarà una puntata a settimana. La prossima siamo alla quinta puntata e mancano dopo la quinta altre tre puntate per la finale. In finalissima arriverete tre di voi. E quindi nella prima stories vedrete chi vuoi in finale, Francesco o Tommaso. Nell'altra stories invece vedrete chi vuoi salvare, Rosalinda, Stefania, Daiani o Pierpaolo. Il meno votato sarà eliminato definitivamente. Mentre per quanto riguarda il televoto di Francesco e Tommaso non prevederà nessuna eliminazione. Quindi spero sia tutto chiaro, vi aspetto in numerosi sulla Instagram Stories di Sims Programs dove potrete televotare lì. Vi auguro una buona notte a tutti. Ciao!